Ciao, parliamo ancora dell'importanza degli accenti indicati da Chopin nelle sue partiture. Quindi, partendo da una dizione affidabile, in questo caso è una Henle per gli studi di Chopin, guardiamo solo quattro battute in particolare dello studio opera 10, numero 9. Lo studio lo conosciamo già, è questo. In fa minore, uno studio non difficile, ma molto importante per appunto l'espressività. E le battute appunto sono queste quattro, poco prima del ritorno della parte iniziale, dove Chopin indica degli accenti in maniera molto precisa. Battuta 29, forte con l'accento sulla seconda parte della battuta, dove inizia una nuova legatura su questa nota, sul quarto di questi re di battuti, poi in pianissimo ugualmente, accento sul quarto re. Invece subito dopo c'è una sorta di risposta a questi incisi dove non c'è più l'accento e le quattro note hanno lo stesso ritmo, quindi appunto tre crome seguite da una lunga, ma non ci sono accenti e la legatura è unica. In questo caso quindi è evidente che c'è uno spostamento di accenti, cioè Chopin spostando l'accento intende esprimere due approcci retorici diversi tra queste coppie di battute. Qui abbiamo un'armonia dissonante, quindi evidente che insomma, è un clima struggente di grande inquietudine e sofferenza, però una sofferenza in qualche modo espressa all'esterno, perché è protesa verso la seconda parte della battuta che è appunto accentata. Quindi sarà anche in pianissimo rimane questa tensione verso il re finale. Invece subito dopo non ci sono accenti, quindi evidente che si tratta di due approcci diversi. Se invece, come tra l'altro molti pianisti non professionisti, ancora studenti, fanno, non differenziamo queste accentuazioni, suoniamo tutte e quattro le battute con lo stesso accento, di solito si fa sempre sulla seconda parte della battuta, non avremo questa, come dire, brusca modifica dell'approccio espressivo, ma tutte le quattro battute avranno lo stesso approccio retorico, cioè avremo questo effetto qui. Continuiamo, invece sarà, poi riprende la parte iniziale, stavolta in quintine, e Chopin mantiene questa differenziazione, quindi le prime due sempre in appoggio sulla seconda parte della battuta, e all'ottava, e anche nel pianissimo, e invece qui la quintina seguita da una nota lunga senza accento. Questo è solo un piccolo esempio per condividere con voi quanto è importante anche l'attenzione a minimi dettagli che sembrano, come dire, secondari, ma che invece sono proprio gli indizi attraverso i quali possiamo risalire a delle importanti finezze espressive, retoriche e quindi di conseguenza anche emotive, che sono la base del nostro lavoro di interpreti. Ciao, a presto.